Prima di iniziare con lo spettacolo vero e proprio, lasciatemi introdurre quello che è il coordinatore degli eventi che tra oggi e domani animeranno il comune di Forio, il maestro Gaetano Maschio. Il maestro Gaetano Maschio, ben noto ai locali, spesso anche ai turisti, se sono affezionati del comune di Forio. Gaetano, un'altra 2 giorni di grandi eventi per celebrare in questo caso un po' la coda della stagione turistica di questa lunga estate che ci ha accompagnato, ma anche per celebrare in particolare domani la tradizione della vendemmia. Sì, una 2 giorni particolarissima, l'abbiamo definita tra musica internazionale, tradizione, cultura e poi cabaret domani sera. Un fine estate, inizio autunno fermamente voluto dal sindaco Francesco Del Deo e dall'intera amministrazione. Sappiamo che è stato proprio il nostro sindaco a ideare la notte bianca della vendemmia a Panza, che è, diciamo, di riflesso e specularmente quella che è la notte bianca di primavera. Noi siamo felicissimi di avere la band, il gruppo Flagship qui a Forio, e di questo devo ringraziare anche colui che si è profuso grandemente, che è il signor Giovanni Schiano, al quale va il nostro calorosissimo applauso. Lui ci sente presente e ha sottolineato proprio questo, che quello che è importante è che il messaggio che si vuole lanciare raggiunga i cuori di ciascuno. Quindi lo vedremo, poi lo accoglieremo con grande calore domani sera, proprio perché è stato il propulsore sempre della venuta qui di queste compagini artistiche, che non è la prima volta che vengono qui a Forio, quindi lo ringraziamo veramente di cuore. Poi domani sera la notte bianca della vendemmia a Panza, con il percorso delle tradizioni, con la vendemmia, quindi la vigna, la vendemmia, gli antichi mestieri, un po' palena voto, quindi assisteremo anche a momenti di teatro legati alle nostre tradizioni. E per questo un grande ringraziamento anche al senso di abnegazione di tutte le associazioni del territorio. Poi il bis della band di questa sera, ed infine il cabaret di Uccio De Santis, che viene per la prima volta a Ischia. L'abbiamo imparato a conoscere sul web, poi su Rai 2, è la prima volta domani che viene qui a Forio a farci ridere, sorridere e per certi aspetti anche riflettere. Allora, lo faremo anche più tardi, però diamo anche qualche piccola coordinata. Si parte domani in piazza San Leonardo a Panza, in via Maestro Cavaliere Leonardo in Pagliazzo, a partire dalle ore 19. In piazza lo spettacolo inizia alle ore 21 a piazza San Leonardo a Panza, alle 22:15 lo spettacolo di Uccio De Santis. E io tengo a sottolineare, soprattutto ai turisti che sono presenti, che ci saranno anche delle degustazioni, quindi se abbandonano per una sera la cena in albergo o a casa non succede niente, perché ci saranno tutto offerto, quindi avremo la possibilità di degustare delle buone cose prima poi del concerto, ma soprattutto di vedere le nostre tradizioni, come a Forio si vendemmiava, come, uso un termine delle nostre parti, carcava, esatto. Quindi con i piedi si pigiava l'uva. E lo dico anche ai foriani, agli ischitani: portate i bambini a vedere, perché nella memoria dei bambini c'è la foscoliana durata nel futuro di quello che i nostri antichi genitori facevano. Grazie. Allora, io direi, maestro, che abbiamo parlato anche troppo, vi lasciamo alle emozioni e alla musica della US Naval Forces Europe and Africa Band del gruppo Flagship.
just holding me down. Tonight I gotta cut loose, put loose, kick off your Sunday shoes. Please, Louise, pull me up on my knees. Jack, get back, come on before we crack. Loose, your blues. Everybody
grazie, grazie. Un applauso per il nostro cantante, musicista, Bobby Noboa.